Quello non voglio più vederlo, non è più mio figlio. Sono le parole riportate da alcuni quotidiani, pronunciate da Cristina Salas, la madre di Elpidio D'Ambra, il 31enne arrestato con l'accusa di aver ucciso a Grumo Nevano la 23enne Rosa Alfieri. Io, aggiunge la donna, sto con il dolore della famiglia della povera Rosa. La mamma dell'omicida non ha nominato alcun avvocato di fiducia per il figlio che l'ho difeso da un legale d'ufficio. Non lo conosco, ha aggiunto, non so più chi è, non mi appartiene, non ci ho parlato, non voglio più chiamarlo. L'assassino ha sostenuto di aver sentito nella sua testa delle voci che gli dicevano di agire, di uccidere durante l'interrogatorio in carcere. D'Ambra ha reso le sue dichiarazioni agli investigatori della Polizia di Stato e al sostituto procuratore di Napoli Nord, Patrizia Don Giacomo. A loro ha spiegato quegli attimi in cui ha tolto la vita alla sua vicina di casa, che aveva fatto entrare poco prima nel suo appartamento, per chiederle informazioni sulle bollette da pagare. Una confessione che verosimilmente anticipa la strategia difensiva e che l'assassino, reo confesso, intende confermare nel corso dell'imminente interrogatorio di garanzia. Il legale del 31enne, Dario Maisto, chiederà una perizia psichiatrica per appurare se al momento del fatto il suo cliente fosse realmente capace di intendere e volere. Agli inquirenti D'Ambra, catturato dalla polizia nel pomeriggio dell'altro giorno, ha negato di aver fatto delle avance e anche di aver violentato la giovane. Ha ammesso però di essere un consumatore abituale di cocaina che aveva assunto anche il giorno dell'omicidio. Ha anche confermato di essersi intrattenuto a colloqui con i genitori della ragazza, che a lui si erano rivolti per chiedergli se l'avesse vista quando Rosa era già senza vita nel bagno del suo appartamento.